Benvenuti a questa breve sessione di training che mostrerà alcune applicazioni pratiche di ProQuest Central. ProQuest Central risiede nella piattaforma ProQuest che offre diversi livelli di ricerca e noi vedremo alcune di queste applicazioni eseguite attraverso alcuni di questi livelli di ricerca. Nella pagina di ricerca semplice trovate anche ulteriori informazioni, utili informazioni sul contenuto di questa grande collezione di diverse tipologie di documenti che copre oltre 160 argomenti ed ha una copertura globale. Trovate per esempio l'elenco degli argomenti e anche la possibilità di scaricare l'elenco completo e aggiornato di tutti i titoli dei periodici e degli altri documenti che sono presenti nella collezione. Vediamo un primo esempio. Vogliamo trovare informazioni sulla emancipazione delle donne attraverso l'educazione. E quindi cominciamo con una frase e aggiungiamo il concetto di educazione. Notate la funzionalità che ci aiuta, ci suggerisce alcune possibili versioni di ortografie. Lanciamo la ricerca e passeremo nella schermata dei risultati. La schermata dei risultati ci mette a disposizione diversi strumenti per raffinare la ricerca quando il totale dei risultati, come in questo caso, è così alto. E nella tabella sulla destra troviamo diversi filtri che possiamo utilizzare appunto per raffinare la ricerca. Per esempio, il tipo di fonte. Notiamo che noi abbiamo un elenco iniziale di tipi di fonti e che ci dice che una grande maggioranza di questi risultati sono articoli di quotidiani e lanci di agenzie. Cliccando su Altre opzioni, questo elenco ci viene fornito più completo con anche l'opzione di selezionare i termini per includerli nella ricerca e quindi usarli come dei filtri aggiuntivi o per escluderli. In questo caso noi vogliamo concentrare le informazioni su in documentazione più accademica e specialistica e quindi vogliamo escludere i quotidiani e i lanci di agenzie. Quindi selezioniamo nella colonna Escludi e poi clicchiamo su Applica. Otteniamo qui un numero molto più basso di risultati, ma sempre molto alto, e tra i filtri troviamo altre opzioni che potrebbero essere interessanti, come per esempio i soggetti, cioè quei descrittori, quelle keywords che vengono usate per classificare i documenti sulla base della loro rilevanza. E anche qui potremmo trovare dei termini che possono essere utili per filtrare ulteriormente i risultati. Scorrendo, per esempio, troviamo povertà, poverty, economic development, potrebbe essere interessante, socio-economic factors, potrebbe essere interessante. Quando abbiamo finito di selezionare, questa volta nella colonna Includi, clicchiamo Applica. E questo fornirà un ulteriore modo per raffinare i risultati. I risultati arrivano di default ordinati per pertinenza e quindi vediamo ci sono risultati anche negli anni passati e sempre tra i filtri troviamo anche la rappresentazione grafica della data di pubblicazione che quindi ci mostra la distribuzione di questi risultati nel tempo. Noi potremmo limitare i risultati solo a documenti pubblicati dal 2010 in poi. Quindi scorriamo la maniglia fino all'anno che ci interessa e poi clicchiamo su Aggiorna. Qui abbiamo a questo punto un insieme di risultati che possiamo cominciare a valutare in diverso modo. Per esempio,
Per ciascun risultato, nella vista dettagliata, noi vediamo alcuni punti in cui appaiono i nostri termini di ricerca evidenziati. E questo ci aiuta, insieme al titolo, a cominciare a valutare la rilevanza dei risultati. Altro strumento è l'anteprima, che ci mostrerà in genere l'abstract, la citazione bibliografica e l'indicizzazione per argomento, quindi di nuovo i soggetti utilizzati per classificare i documenti, di ciascun documento. Quindi possiamo usare questo anche per diciamo, avere una piccola introduzione al contenuto di ciascun documento. Se vogliamo, possiamo riordinare i dati per altri criteri, come data di pubblicazione in ordine cronologico inverso, in modo da vedere in cima i risultati più recenti. Questo è un documento, tra l'altro, che sarà pubblicato, la cui pubblicazione è prevista nell'agosto del 2015. Quando vogliamo visualizzare un singolo documento è sufficiente cliccare sul titolo oppure sui formati che ci vengono presentati sotto ciascun titolo. Se volessimo visualizzarne più di uno contemporaneamente o salvarli sul computer, selezioniamo quelli che vogliamo salvare, clicchiamo su Esporta salva e poi scegliamo il formato che ci interessa. In questo caso visualizziamo questo documento Microfinance in India, Growth and Evolution in India. Anche per vedere qual è la struttura di un documento in ProQuest Central. Ci viene mostrata la citazione bibliografica, un abstract, il testo completo quando è presente, con la possibilità di navigare attraverso i punti in cui compaiono i nostri termini di ricerca. Qui appaiono evidenziati, la freccia ci manda a quello successivo e così via, in modo da valutare rapidamente la rilevanza del documento. In fondo al testo, che sia l'abstract o il full text, troveremo sempre una sezione che si chiama indicizzazione, che contiene appunto la indicizzazione di tutti i campi ricercabili, oltre a quelli testo, in cui il record è stato strutturato. Noterete che accanto al titolo, all'autore, al titolo della pubblicazione e altri dati bibliografici, all'inizio trovate i campi che contengono l'indicizzazione per argomento, in questo caso sia il campo soggetto con i descrittori utilizzati, il campo località e il campo classificazione che mostra sia i codici che le definizioni di alcuni settori usati per classificare questo documento. Questi termini sono degli hyperlinks perché consentono di, cliccandoci sopra, di far ripartire, anche per l'autore, per esempio, per il titolo della pubblicazione, di far ripartire una ricerca dall'inizio, completamente dall'inizio. I soggetti vengono attribuiti da ProQuest partendo da un thesaurus di descrittori, che poi vedremo meglio. In cima, accanto al documento, in questa colonna a sinistra trovate l'accesso ad altri formati e quindi per esempio al testo completo in PDF, quindi nella sua versione originale, più i riferimenti, cioè la indicizzazione separata della bibliografia e anche se ci sono, in questo caso non compaiono, ma in altri casi possono comparire documenti citati o citanti. O in questo caso documenti con riferimenti condivisi. Cliccando su questo, per esempio, troviamo la bibliografia relativa di questo documento e in alcuni casi, alcuni di questi titoli, notate che sono dei link attivi. Questo perché si tratta di documenti che possono essere riveriti
automaticamente perché sono disponibili dentro ProQuest Central. Torniamo ai risultati. Accenniamo brevemente alcune altre funzionalità che abbiamo a disposizione nella schermata dei risultati, come la possibilità di creare degli avvisi automatici, oppure un RSS feed, oppure di salvare la ricerca per poi rieseguirla. Per essere in grado di utilizzare queste funzionalità, bisogna avere un accesso personale a ricerche personali. Passiamo ora alla ricerca avanzata. Abbiamo visto che i documenti in ProQuest Central hanno un'indicizzazione, quindi hanno diversi campi che sono ricercabili. In ricerca avanzata, accanto alla forma, diciamo, al modulo per la ricerca con i campi in cui introdurre i termini di ricerca, troviamo l'elenco con i campi ricercabili di questa banca dati. Accanto alla definizione di ciascun campo vedete anche l'etichetta del campo, così come verrà utilizzata nella ricerca. In questo modo noi possiamo strutturare delle ricerche più efficienti utilizzando i campi ricercabili, anche se non li dovessimo conoscere dall'inizio. Sotto la parte iniziale, diciamo, il modulo per la ricerca, troviamo altre opzioni di ricerca e vedremo anche queste come possiamo utilizzarle. Abbiamo visto documenti che trattano di microfinanza, cerchiamo quindi rapporti che trattano di microfinanza. E cerchiamo il termine microfinanza come parola singola o come frase, applicando anche la troncatura all'interno delle doppie virgolette con l'asterisco e limitandolo praticamente cercandolo in tutti i campi in questo caso. E cerchiamo questi documenti che riguardano l'India. In questo caso cercheremo India nel campo località. Inoltre, tra i tipi di fonti, selezioneremo i rapporti. E per finire, selezioneremo fin dall'inizio documenti a testo completo. Clicchiamo su Cerca. E otteniamo quindi così i risultati. Anche qui possiamo analizzare il contenuto dei report via l'anteprima, utilizzare eventualmente, se necessario, alcuni filtri o, come in questo caso, semplicemente scorrere i titoli e recuperare i documenti più interessanti. Vediamo un'altra ricerca in un argomento completamente diverso. Abbiamo detto che ProQuest Central copre molti argomenti più disparati, essendo uno strumento multidisciplinare. In questo caso vogliamo recuperare letteratura sul Rinascimento e cercheremo queste due parole nel campo titolo. A Firenze oppure Milano e Lombardia. Notate che ho applicato diversi simboli di troncatura per recuperare diverse varianti di ortografia. Inoltre, per questa ricerca, vorrei recuperare
documenti a testo completo e letteratura peer reviewed. Quando ho completato le selezioni, clicco su cerca. Ottengo un certo numero di risultati e eventualmente posso usare il filtro soggetto per limitare questi risultati ai termini che riguardano la produzione soprattutto artistica. Visual artist, art criticism, painting, architecture. Anche patronage, sculpture e così via. A questo punto ho un certo numero di risultati che posso passare a valutare per recuperare poi i documenti completi. E noterete, sono tutti documenti da riviste particolarmente orientate al campo di studi. Proviamo ora un altro argomento, sempre usando la ricerca avanzata. E in un campo ancora diverso, in questo caso nel campo della medicina, della salute, e vogliamo recuperare informazione che riguarda trial clinici e quindi documentazione tipo evidence-based medicine per quanto riguarda l'epatite. Per fare questo utilizzeremo i descrittori applicati da ProQuest con il Thesaurus. Ci viene offerta una doppia opzione, noi usiamo il Thesaurus di ProQuest. Cominciamo cercando Evidence-Based Medicine e il Thesaurus ci dice che c'è un termine utilizzato per indicizzare i documenti, perché è selezionabile. Il termine è anche cliccabile, che significa che posso verificare la gerarchia all'interno della quale si trova il termine e le note mi daranno la definizione del termine più alcuni sinonimi per cui questo termine viene utilizzato e anche alcuni termini correlati che potrebbero risultare altrettanto utili, per esempio clinical outcomes, clinical trial. Trials and Systematic Review, che selezionerò insieme al termine stesso. Quando ho completato la selezione, clicco su Aggiungi alla ricerca e la stringa di ricerca verrà automaticamente scritta e preparata all'interno della scatola. Il secondo concetto che voglio introdurre è la malattia, epatite. Il sistema mi mostra tre termini, due dei quali sono selezionabili, il che indica che sono termini utilizzati per classificare i documenti, il terzo non è selezionabile, ma è cliccabile. I termini che non sono selezionabili sono dei sinonimi e funzionano come puntatori. In questo caso, questo termine mi dirà qual è il termine preferito, il preferred term da utilizzare per quel particolare concetto. Questo preferred term, tra l'altro, ha nella gerarchia una posizione inferiore rispetto a hepatitis. Quindi io posso usare entrambi i termini, posso di nuovo esplorare le definizioni e verificare quali possono essere eventualmente i termini correlati o semplicemente selezionarli e utilizzarli. Una volta che ho completato, clicco su Cerca e
e ottengo un certo numero di risultati. Dal filtro dei tipi di fonti vedo anche qui che molti di questi risultati sono quotidiani o lanci di agenzia e quindi posso di nuovo utilizzare questo escamotage per filtrare in parte i risultati e la proiezione grafica della data di pubblicazione mi dice che i risultati vanno indietro fino al 1986, quindi io scelgo di selezionare i risultati a partire per esempio dal 2005. Questi risultati sono anche risultati bibliografici, qui vedo da questo filtro anche la distribuzione fra testi, risultati a testo completo e risultati bibliografici. Noterete che per i risultati bibliografici ProQuest offre la possibilità di presentare un link a delle risorse che la vostra istituzione potrebbe avere accesso a full text esterno, come un links resolver, come in questo caso, o il link a riviste open access o a riviste, altri abbonamenti di riviste che si possono avere. Proviamo un ulteriore argomento, di nuovo diverso, e quindi ci dobbiamo ricordare sempre di cancellare il modulo. E questa volta vogliamo fare un confronto tra i sistemi di welfare di alcuni paesi, in particolare i paesi del Sud Europa. Torniamo al thesaurus. Cerchiamo welfare. E il sistema ci presenta diversi termini che contengono la parola welfare, alcuni di questi interessanti per noi, per esempio appunto welfare, oppure welfare economics o welfare reform. Vediamo anche di ciascuno di questi se ci sono dei termini correlati che possono essere interessanti per noi, per welfare economics. Per welfare reform e in welfare reform effettivamente troviamo anche un altro termine, public assistance programs, che può essere interessante. Lo selezioniamo insieme agli altri termini per noi interessanti e li aggiungiamo alla ricerca. Aggiungiamo qui i paesi che vogliamo analizzare. Italia. Grecia, o Portogallo, o Spagna. E usando anche le troncature, permettiamo così le alternative per gli aggettivi e limitiamo questa ricerca al campo località. E per finire aggiungiamo il concetto di confronto. E anche qui usiamo la troncatura in modo da recuperare dovunque nel documento qualora i termini appaiano come comparing, compared, compares, comparative e così via. A questo punto clicchiamo su cerca. Abbiamo in cima sempre risultati più recenti, eventualmente possiamo anche qui applicare un filtro di data di pubblicazione, visto che i risultati vanno indietro fino al 1991. Quindi possiamo limitare i dati per esempio dal 2010 in poi. E qui abbiamo quindi alcuni risultati e come vedete in cima troviamo anche dei risultati molto recenti degli studi italiani che
di comparative economics che sono particolarmente interessanti. Il prossimo esempio sarà fatto utilizzando il modulo riga di comando, che è un modulo pensato per utilizzatori non occasionali e un po' più esperti che abbiano familiarità con la struttura delle banche dati e con anche le tecniche di ricerca di limitazione dei campi. Vogliamo fare questa ricerca per recuperare gli atti delle conferenze. Usiamo quindi due campi in sequenza, il document type e il source type, per cercare il termine conferenza, e due campi in sequenza, il titolo e i subject, per l'argomento. In questo modo noi stiamo chiedendo al sistema che conferenza sia recuperato nel campo document type o nel campo source type e che energy sia recuperato nel campo titolo o nel campo subject, quindi la virgola funziona come un OR. In un'unica stringa quindi abbiamo costruito una intera strategia può essere per noi rilevante. E possiamo anche qui, come vedete, applicare dei limiti, per esempio il limite al testo completo. E abbiamo qui, vedete, il simbolo delle relazioni dati congressuali, quindi tutti i dati che si riferiscono a atti di congressi, i vari singoli articoli che possono anche venire dalla stessa rivista o dallo stesso congresso. Okay. Il prossimo esempio mostra invece come usare l'opzione sfoglia. L'opzione sfoglia mette a disposizione una sorta di catalogo di una certa porzione di documenti di ProQuest Central per l'economia soprattutto e per la salute e medicina, in modo da rendere facile l'accesso ad alcune di queste categorie di documenti come le ricerche di mercato, i rapporti sui commodities, rapporti di azienda, rapporti di paese e percorsi tematici a diverso livello e poi altre documentazioni. Noi vedremo per esempio in questo caso, soprattutto in questi ulteriori contenuti di interesse, troviamo diverse altre tipologie di contenuti come dissertations, working papers, business case e altre ricerche di mercato. Con le working papers possiamo cercare tra questi vari argomenti, come questo per esempio. Ci viene detto che c'è un certo numero di documenti con questa categoria di argomenti e noi possiamo scorrere i documenti e analizzarne alcuni. Questo per esempio è un documento di agosto del 2000, ci viene presentato l'abstract, tutta l'indicizzazione come abbiamo già visto, sia tematica che bibliografica. E quando è disponibile il testo completo trovate qui il collegamento, in questo caso il collegamento esterno al testo completo da dove poterlo andare a recuperare. E veniamo portati sul sito del Social Science Research Network dove recuperare il full text. Altre cose che possiamo recuperare molto facilmente in modo intuitivo da sfoglia sono, abbiamo visto, i vari rapporti aziendali, di mercato e di paese. I rapporti di paese, per esempio, vedete, sono distribuiti attraverso varie tipologie di rapporto di paese, la maggior parte forniti dall'Economist, altri forniti da Oxford Economics. E i rapporti di paese country data contengono, qui sono distribuiti per varie aree geografiche, contengono dati fattuali del paese, come per esempio dati del PIL. Per esempio vogliamo recuperare
i dati del PIL appunto per la Cina e per ciascun paese questi dati vengono forniti, aggiornati mensilmente. Quindi qui li abbiamo riordinati in modo da avere in cima il record più aggiornato e da questo link possiamo recuperare facilmente i dati organizzati già in un record in Excel, che poi possiamo salvare e utilizzare per i nostri studi e anche eventualmente per creare dei grafici. Abbiamo visto che ci sono diverse altre opzioni, per esempio il catalogo delle pubblicazioni di tutti i titoli che fanno parte di ProQuest Central, che è anche ricercabile. Vorrei richiamare la vostra attenzione sugli strumenti di supporto presenti all'interno della piattaforma. Qui trovate alcuni suggerimenti su come strutturare le ricerche. Altre informazioni dettagliate e aiuti a diverso livello li trovate nella online help, inclusi anche gli elenchi dei campi ricercabili per la maggior parte delle banche dati. Infine, per ciascuna grande banca dati, ProQuest ha preparato delle lib guides. Questa è la lib guide per ProQuest Central che trovate a proquest.libguides.com/pqc, che contiene anche molte informazioni gratuite. Vi invitiamo quindi a consultarla. Con questo abbiamo concluso questa breve sessione. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci alla prossima sessione. Grazie.